Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui con la seconda parte della reaction a Danza con me di Roberto Bolle, edizione del 2023. Secondo me c'è stata una ballerina che ha leggermente superato tutte le altre in questa edizione, nonostante ci fosse la creme della creme a Danza con me. Seguitemi durante il video e scoprirete chi è la ballerina e per quale motivo, secondo me, ha superato tutti. Dove va? Dove va? Mamma mia, ma perché? Partiamo subito con l'omaggio a Monica Vitti. Io non capisco la gente. Questa è stata una piacevolissima performance che ha omaggiato la grande Monica Vitti, che è scomparsa proprio lo scorso anno. Che non ci piacciono i crauti. Qui la ballerina è Virginia Raffaele. Avete sentito bene, ho detto ballerina, perché in effetti Virginia Raffaele ha studiato danza all'Accademia Nazionale di Roma, quando era giovane. Bisogna andare molto cauti. Perché? Chiaramente, come ben sapete meglio di me, la sua carriera non si è evoluta all'interno della disciplina della danza, ma ha recitato, ha imitato, insomma, è un'artista davvero poliedrica. I crauti sono quella cosa che si schiaffano. Secondo me lo studio di questa disciplina meravigliosa che è la danza le ha lasciato moltissimo. Vediamo in particolare che cosa. Dentro ai barili. Poi si vendono. Un fisico meraviglioso, con una bellissima postura, che la rende davvero una donna elegante. E questo per un artista è importante, un artista come lei, che deve calcare tantissimi palchi, e quindi che deve presentarsi con la sua postura e il suo stare in scena. Chiaramente in modo diverso rispetto ad una ballerina, ma sempre stare in scena è. A chi? Quattro etti. Mezzoetto, a piacere. La danza le ha lasciato chiaramente la flessibilità che le permette di spaziare molto, di utilizzare molto il suo corpo a 360 gradi quando ad esempio fa le imitazioni, le abbiamo viste in Carla Fracci piuttosto che quando ha imitato Belen, ma che le permette anche di esibirsi in un pezzo come questo, in una performance come questa che richiedeva sicuramente una grande flessibilità nella schiena ma anche nelle anche, perché l'abbiamo vista più volte con queste spaccate. Altre due caratteristiche che secondo me lo studio della danza le ha lasciato sono la forza muscolare e allo stesso tempo la fluidità del movimento. Sì, starò più accorto. Ci tenevo tanto a parlare di Virginia Raffaele perché secondo me ci può far riflettere su un punto fondamentale che riguarda la danza. E non farò più. Boom. Chi studia danza avrà sempre nel cuore ciò che la disciplina della danza ti insegna. Anche se poi magari la sua carriera non sarà nell'ambito della danza, ma penso che moltissimi di voi che hanno studiato danza e che poi hanno preso altre strade diverse nella vita potranno confermarlo. La danza ti rimane sempre nel cuore e ti dà delle caratteristiche importanti che ti aiutano poi nella vita di tutti i giorni e in qualsiasi altro lavoro tu scelga. Oltre ad alcune caratteristiche fisiche come quella che ha lasciato ad esempio Virginia Raffaele, la danza lascia sicuramente anche disciplina, rigore, che sono delle caratteristiche sicuramente molto importanti. Ricordo una sera a Varasse. Chiaramente non è Virginia Raffaele la ballerina più brava del programma, proviamo con la prossima, perché adesso andiamo a vedere Infra con Melissa Hamilton e Roberto Bolle. Melissa Hamilton che è prima solista del Royal Ballet di Londra. Infra è stato coreografato nel 2008 da Wyne McGregor. Wyne McGregor è molto noto per le sue coreografie molto complesse di danza contemporanea. Forse lo conoscerete per la sua opera più famosa, Chroma, che è stata performata per la prima volta nel 2006. È
un caso raro quello di Wayne McGregor nella storia del Royal Ballet, perché dopo l'opera Qualia del 2004 fu nominato coreografo stabile della compagnia del Royal Ballet dopo Kenneth Macmillan. Monica Mason, la direttrice del Royal Ballet di allora, fece questa scelta rischiando molto. Perché? Perché Wayne McGregor non veniva dal balletto classico, mentre chiaramente il Royal Ballet è una compagnia molto classica, anche se aperta anche al moderno, al contemporaneo e a coreografi diversi. Ma inserire un coreografo residente come Wayne McGregor è stato davvero un atto coraggioso, che ha sicuramente ripagato, perché come vi dicevo prima, dopo il 2004, nel 2006 è seguito Chroma, un pezzo che ha reso famoso Wayne McGregor e chiaramente che ha dato anche tanto onore al Royal Ballet. Infra per la prima volta è stato performato con un fondale gigantesco illuminato a LED. Vi raccontavo prima che Wayne McGregor proveniva dalla danza contemporanea, ma nel 1997 crea per la prima volta un pezzo on point. E da quel momento continuò ad approfondire il rapporto con la danza classica, grazie anche a Viviana Durante, al Royal Ballet, e creò sempre più opere e produzioni che utilizzavano le punte, chiaramente nel suo stile personale. Ma veniamo a Melissa Hamilton. Melissa Hamilton ha il fisico perfetto per abbracciare la filosofia, la visione e la richiesta di un coreografo così estremo come Wayne McGregor. Perché Wayne McGregor ricerca nei suoi danzatori, dunque nelle sue coreografie, movimenti iperestesi e drammatici e spinge sempre i suoi danzatori al limite della fisicità. Portando il danzatore verso il suo limite, il danzatore deve già avere una base, una grandissima predisposizione. Quindi caratteristiche ben precise per poi riuscire a abbracciare la coreografia e lo stile di McGregor. E quali sono queste caratteristiche? Sicuramente una super iper extra rotazione, quindi il ballerino deve essere già di base super andeor. Super deve anche essere la flessibilità, perché lui spesso nelle sue coreografie la porta oltre i 180 gradi. Ciò che deve avere anche sono delle linee molto belle e degli arti lunghi che gli permettono di avvolgere, perché lui molto spesso utilizza questa sorta di movimento come di calamaro, di polpo, no? Che va ad accogliere e ad abbracciare il partner nel passo a due e si contorce. Tutte queste caratteristiche le possiamo ammirare in Melissa Hamilton dando un'occhiata ad alcuni passaggi piuttosto interessanti. Tutti i développé alla seconda sono estremizzati, abbiamo una rotazione molto bella e una grande flessibilità. Abbiamo numerose spaccate che prendono forme diverse ma sono pur sempre grandissime aperture alla seconda. Penché incredibilmente portato al suo limite con anche questa flessione del piede per estremizzare ancora di più questa estensione, come vi dicevo prima, movimenti iperestesi.
abbiamo anche dei passaggi tecnici di grandissima difficoltà, come la promenade in penché. Già in uno scorso video vi raccontavo la difficoltà dell'eseguire una promenade in punta, perché il ballerino può aiutare fino a un certo punto dirigendo la ballerina e avendo il tempismo corretto, ma poi è la ballerina che deve extra ruotare la sua gamba di terra per poter favorire il giro e quindi appunto la promenade, la passeggiata su se stessi. Fatta in penché è ancora più difficile, perché in questa posizione la ballerina è in difficoltà nel ruotare ancora di più la gamba di terra, perché ne ha un'altra che praticamente gli supera la testa. Quindi questa promenade è di un tecnicismo veramente incredibile e molto molto complesso, che lei insieme a Roberto Bolle eseguono benissimo. Abbiamo questo Grand Rond de Jean Baller pauroso. Se volete scomporre il movimento e capire esattamente come deve essere fatto un Grand Rond de Jean Baller, perfetto, guardate lei, perché veramente ha una possibilità di rotazione, un range of motion della sua anca che è incredibile. E anche questo développé alla seconda che fa mostra, proprio ci mette come su un piatto d'argento, questo écarté. L'écarté è una posizione difficilissima da ottenere per il ballerino e si trova esattamente al centro tra la posizione davanti e alla seconda, o davanti e dietro, per cui è quel momento critico per cui solitamente chi non ha un grande andeor o comunque chi non utilizza e ingaggia i muscoli giusti nel tempismo giusto non riuscirà mai a fare, perché ci vuole un grande andeor di partenza di natura e poi bisogna avere un controllo muscolare estremo, perché bisogna mantenere il più possibile l'andeor senza cedere e ruotare l'anca nel senso opposto. Quindi chiaramente grazie a questi passaggi capiamo un po' meglio la coreografia di Wynne McGregor e comprendiamo che Melissa Hamilton è davvero una ballerina perfetta per il suo stile. I suoi pezzi sono senza trama. A volte è più difficile riuscire ad interpretare dei pezzi che non hanno una trama, ok? Bisogna attingere proprio al proprio bagaglio emotivo e cercare di trovare delle sfumature da condividere con il pubblico. Sfumature che vadano di pari passo con l'energia e l'estetica della coreografia e del pezzo in generale. Lei risulta intensa, risulta profonda e risulta molto coinvolta. Quindi davvero io credo che questo pezzo non potesse essere eseguito in modo migliore. Come accennato, le coreografie, le opere di Wynne McGregor, prive di trama e di personaggi, incorporano varie forme di coreografia e movimenti combinati con effetti visivi e sonori sperimentali e tecnologie d'avanguardia, un po' come il fondale illuminato a LED di Infra. Ci tengo a leggervi un piccolo passaggio che ci fa capire ancora meglio la filosofia di Wynne McGregor. Il successo di McGregor risiede nel concetto che la coreografia consista nel pensare con il corpo, che la danza sia un atto cognitivo, non fisico. Per quanto Melissa Hamilton risulti incredibile, non è lei la ballerina che ha leggermente superato tutte le altre. Per quale motivo? Perché Melissa Hamilton è perfetta per lo stile di Wynne McGregor, proprio perché ha questo fisico incredibile. Ma sarà il fisico incredibile a darle delle difficoltà, nel senso che lei, con questo fisico particolarmente flessibile ed extra ruotato, deve lavorare il triplo rispetto ad altre ballerine che magari sono più normodotate, perché deve controllare in modo estremo il suo corpo. Quindi quando lei danza con un ballerino al suo fianco, chiaramente ha un supporto in più e quindi riesce davvero a dare il mille per mille, a fiorire
come danzatrice. Quando invece si trova a danzare da sola, fa un pochino più fatica, proprio per queste immense doti che ha e che deve controllare. Mi sono chiesta tante volte come mai non fosse una principal al Royal Ballet, ma fosse una prima solista. E grazie ad un altro ballerino del Royal Ballet ho proprio compreso questo, che ha doti straordinarie che a volte però possono essere molto molto difficili da gestire. E allora sarà forse Maria Eichwald la ballerina più brava dell'edizione di Roberto Bolle? Andiamo a scoprirlo con Thais. Questa coreografia è meravigliosa ed è stata concepita dal genio di Roland Petit. Roland Petit produsse più di 50 creazioni rifiutando gli effetti tecnici gratuiti e continuando a innovare il suo stile e il suo linguaggio. Ecco così che diventò il maestro del pas de deux nel balletto narrativo, riuscendo anche a realizzare meravigliosi passi a due e opere nel campo astratto. Ed ecco che questo pas de deux ne è il perfetto esempio. Voglio farvi notare la morbidezza e naturalezza di Maria, la ballerina che interpreta questo passo 2 insieme a Bolle, che grazie proprio alle premure e alle capacità di partneraggio di Roberto Bolle riesce davvero a fluttuare all'interno di tutto questo passo a 2 con grande eleganza. Thais tratta di un passo a due estratto dall'opera Ma Pavlova, cioè Mia Pavlova, un'opera appunto realizzata da Roland Petit. Uno spettacolo coreografico dedicato ad Anna Pavlova, che è pieno di citazioni, ammiccamenti e riferimenti ironici proprio ad Anna Pavlova e ai suoi tempi. Quindi Roland Petit con questa coreografia guarda un po' all'epoca di Anna Pavlova e di conseguenza anche al suo stile. E questo lo possiamo riscontrare nel particolare utilizzo delle braccia o di alcune pose molto riconducibili proprio all'epoca e allo stile di Anna Pavlova. Chiaramente anche qui non c'è una vera e propria trama, quindi siamo più nel campo astratto. E come dicevo prima per Infra, chiaramente in modo diverso per Thais, ma dobbiamo sempre cercare di attingere al nostro vissuto, al nostro bagaglio emotivo, perché non abbiamo realmente una storia da seguire, seppure in questo caso proviamo a catapultarci nel passato, appunto ai tempi di Anna Pavlova. E quindi quello che scaturisce è un puro godere, un puro sentire della propria anima che si rende visibile e trasparente per il pubblico che ammira questo passo a due e che è una sensazione meravigliosa per il ballerino. Vi è una bellissima complicità tra Roberto Bolle e Maria. Abbiamo un passaggio particolarmente impegnativo, cioè la sequenza di porté che Roberto Bolle fa con Maria senza mai farle toccare il pavimento. Roland Petit ha portato davvero il passo a due ad un livello un pochino superiore, nel senso che ha cercato davvero di creare delle strutture molto interessanti e particolarmente stimolanti anche per il ballerino. Questa presa con un doppio tour all'air molto bella, molto vivace, che dà al passo 2 un po' di freschezza. Spesso inserisce delle pirouette con cambio di passé, un passé che scende, che sale, che si sposta. Molto interessante perché ci dà un twist in più a dei giri che il pubblico è abituato a vedere, ok? Inserisce come un effetto sorpresa.
C'è una presa iniziale che ci dimostra, ci mette in evidenza questo raccoglimento della ballerina con il suo ballerino e continua a ripercorrere questa sorta di raccoglimento un po' in tutta la coreografia con molta creatività. Abbiamo anche un porté che culla la ballerina e un ultimo che attraverso questi battu ci dà una sensazione come di farfalle nello stomaco. È bello perché guardando questo passo a due tocchiamo diverse note emotive. Ecco che questo passo a due rappresenta l'esaltazione, l'idealizzazione del passo a due in stile Pavlova, che risulta essere così ispirato e anche un po' ridondante. Quello che Roberto Bolle e Maria hanno messo in scena, personalmente credo che sia pura liricità e grande poesia. Nonostante Maria sia stata un'eccellente danzatrice dal punto di vista tecnico, ma anche attraverso la sua leggerezza, la sua eleganza e l'interpretazione, non è a lei che mi riferisco, perché mi riferisco a Marianella Nunez, che adesso andiamo a vedere nella Vedova Allegra. Chiaramente, come sottolineato all'inizio del video, stiamo parlando della crème, ma se devo scegliere una ballerina che più di tutte mi ha colpito, sicuramente la mia scelta ricade su Marianella Nunez, che è quel gradino più in su. E adesso vi spiego il perché, ovviamente secondo il mio parere. Questo passo a due è tratto dalla famosa operetta La Vedova Allegra. Io mi sciolgo tutte le volte, guardate, mi stanno venendo i brividi anche adesso, tutte le volte che vedo Marianella Nunez sentire così tanto il suo essere in scena, il suo essere ballerina, il suo essere artista e la sua gioia di danzare e regalare al pubblico emozioni. Mi vengono i brividi. Abbiamo subito degli elementi molto particolari all'interno di questa coreografia, come questo giro in cui Roberto Bolle appoggia la sua mano dietro la nuca della ballerina. Non avevo mai visto un giro del genere, ma mi pare molto molto interessante, soprattutto in un passo a due d'amore come questo, perché nonostante lei sia una vedova allegra, poi all'interno dello sviluppo dell'operetta si rinnamorerà nuovamente di un conte, il conte Danilo. Ed ecco quindi che l'amore rifiorisce e quindi questo gesto di premura. Sapete quando i bambini nascono che per i primi 4, adesso non so esattamente quanti mesi, bisogna sorreggergli la testa perché chiaramente non hanno ancora sviluppato la forza necessaria per stare eretti. Ecco, è un po' lo stesso concetto, cioè il fatto di tenere, ok, sorreggere la testa, che tra l'altro è la parte più pesante del nostro corpo. Quindi è un gesto molto interessante di cura, di premura. Inserito in questo giro mi piace tantissimo. Ecco che all'interno di tutta la coreografia abbiamo moltissimi riferimenti al valzer. Lo vediamo un po' trasformato a forma di danza, ma ci ricorda proprio questi grandi saloni in cui tante persone ballavano il valzer e sulle note di un valzer, dei valzer più famosi, si alzavano nell'aria con questi vestiti che davano un senso di grande leggerezza, ma anche ricchezza di movimento, di spazio, di tempo. È interessante anche vedere che durante tutta la coreografia abbiamo diversi incastri, no? Proprio a rappresentare gli incastri amorosi che sono presenti in tutta l'operetta, perché ci sarà un triangolo amoroso, ci sarà appunto da conquistare questa vedova allegra, ma tanti misunderstanding durante tutta la trama, eccetera, eccetera. Quindi è interessante rivederlo poi anche nella coreografia. E poi arriviamo alla meraviglia di Marianella Nunez. Nella prima parte mi sono dedicata al passo 2 che lei ha fatto con Roberto Bolle, Onegin. E
e lì ne ho valutato anche la tecnica. In questo passo 2 non mi preme più di tanto valutarne la tecnica, anche perché è estremamente perfetta, ma voglio farvi capire come mai secondo me è quel gradino più alto. Innanzitutto ha un fisico sano ed atletico, e questo mi piace moltissimo, anche perché ha la giusta dose di doti e riesce ad articolare e a avere una grandissima consapevolezza e controllo del suo corpo. Ha un controllo sopraffino e si vede che molte cose le ha lavorate, che non è nata con alcune doti ma le ha lavorate, ha davvero plasmato il suo corpo. Ha una tecnica incredibile, fenomenale, ha una precisione, una pulizia del movimento, una consapevolezza della dinamica di ogni movimento che la porta ad avere un'esecuzione perfetta, senza mai voler strafare, senza mai aggiungere troppo, ok? Ma sempre rispettando la purezza e la bellezza della semplicità. Inoltre, il punto che secondo me la rende ad oggi la ballerina più bella che abbiamo nel 2023 è il fatto che lei è un'anima antica, interpreta proprio come facevano le prime ballerine, ha riscoperto la vera importanza, il vero significato dell'essere una ballerina, dell'essere un artista e del portare al pubblico un messaggio, un'emozione. Vi giuro che ho proprio i brividi che mi salgono sulla schiena. Lei, secondo me, sale sul palco e ci riporta la vera danza. Ecco perché la definisco un'anima antica. Fatemi sapere se anche per voi lei è la ballerina più bella che abbiamo al giorno d'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!